Ciao ragazzi, eccomi qua! Sono Hiroe, la vostra insegnante di giapponese. A chi non mi conosce, piacere e benvenuti! Come state? State bene? Abbiamo questa brutta situazione che non possiamo vederci a scuola. E niente, a me non mi piace la lezione online. Quindi ho deciso di fare questa cosa da casa mia. Mi sta chiedendo come sto io. Grazie, sto bene. Sono andata dalla parrucchiera ieri. Allora, amica mia, gran parrucchiera, mi ha fatto sto taglio corto e diagonale. Grazie, Mary. Così inizio bene. Ok, vediamo com'è la lingua giapponese. Prima di tutto, questa è la bandiera giapponese. Ho scritto Nihon, vuol dire il Giappone. Quando noi esageriamo, usiamo Nippon al posto di Nihon, quando tifiamo lo sport o qualcosa di genere. E poi ho scritto Go, vuol dire la lingua, quindi Nihongo è la lingua giapponese. La lingua giapponese è composta da una fonetica abbastanza facile. Abbiamo 46 suoni puri, 5 vocali, A, I, U, E, O. Le consonanti sono seguite da sempre un vocale, mentre N compare isolamente. Ok, il verbo. È piuttosto facile per voi, penso, perché si usa per tutte e tre persone. Per esempio, faccio un esempio. Io mangiare, tu mangiare, lui mangiare, noi mangiare, voi mangiare, loro mangiare. Oh, mangiare, il verbo preferito mio. Avete visto? Quindi non si cambia in base alle persone. Invece, per la scrittura è tanto complicata, tanto complicata. Vediamo un po'. Abbiamo tre alfabeti: lo hiragana, il katakana e il kanji, l'ideogramma kanji. In più abbiamo l'omaji, l'oma. Alfabeto vostro. Quindi noi scriviamo mescolando tutte queste quattro. Bene, lo hiragana si usa per tutte le parole. Il katakana, maggioranza, si usa delle parole occidentali, stranieri. Quando esprimiamo una cosa strana oppure con la ironia, usiamo sempre il katakana. Oppure scriviamo anche delle parole di suono. I kanji, i segni che vengono dalla Cina, che si riferisce di un'idea di un oggetto, che sia un concreto o sia astratto. Ok, invece l'omaji viene nel 1500 verso la fine. È stato portato dai missionari gesuiti. Vediamo un po'. Ragazzi, Shonen Jump. Questo ultimo, venite a prenderlo, ok? Vediamo un po'. Ecco. Eccolo, hiragana, katakana, kanji, One Piece e l'omaji. Così noi scriviamo in questa maniera. Bene. Ragazzi, io abito in Italia, ma vengo dal Giappone. Sapete dove si trova il Giappone? Vediamo un po'. Prendo il globo. L'Italia sta qui. Cerchiamo il Giappone. Dove sei?
Dove sei? Dove sei? Eccolo qui, il Giappone. Vedete? Davanti abbiamo Oceano Pacifico. Vediamo un'altra mappa. Questo è il Giappone. Davanti abbiamo Corea, del sud e nord, la Cina e Russia, Mongolia, Taiwan, eccetera. Taiwan. Siamo tutti paesi diversi, così anche la lingua ne parliamo diversamente. Proprio lingua abbiamo. Quindi se mi chiedete come comunichiamo, io non capisco altre lingue, quindi con gesti, però ne comunichiamo in inglese. Vediamo la mappa più grande. Eccola, questo è il Giappone. Qualcuno dice il Giappone ha una forma di un drago. Boh, non lo so, lo vedete? La testa, il corpo, la coda. Anche al contrario, la testa, corpo e coda. Può darsi, abbiamo tante isole. 4.350 isole registrate. Bene, la capitale è Tokyo, non Hong Kong, eh? A me mi hanno detto tante persone. Tokyo sta qui. Questo è il Giappone. Bene, ragazzi, finiamo qui. Il tempo è brutto, però ne superiamo insieme. Ok, ci vediamo presto. Ciao ragazzi!